La polemica era dietro l'angolo e per esplodere non poteva che aspettare, anche un po' ironicamente, lo scoppio del carro. Durante l'estrazione pasquale dei quattro colori del calcio storico fiorentino, in attesa di capire se e quando potrà essere disputato il torneo che rappresenta la più grande tradizione cittadina, sicuramente non a giugno, la delegazione dei campioni uscenti dell'edizione 2019, i Rossi di Santa Maria Novella, non si è presentata in Piazza Duomo assieme alle poche istituzioni presenti per il consueto rituale. Ad annunciarlo, alcuni giorni prima, era stato tramite una nota ufficiale lo stesso colore. Sono molto molto dispiaciuto che non si siano presentati al sorteggio, molto dispiaciuto. Loro mi accusano di non aver convocato la commissione disciplinare prima di questo sorteggio e questo è il motivo, diciamo, che ha scatenato la loro reazione. Credo che sia questo, insomma, ecco, non credo ci siano altri motivi. Siamo tutti d'accordo, tranne che Guidi. Non si capisce perché si debba continuare a dover insistere per chiedere la disciplinare del torneo fatto 2 anni fa. Non ce lo spiega, è una sua decisione sempre tutta autorità. All'ennesima richiesta che ho fatto per iscritto il 17 di marzo, lui il giorno dopo mi manda la convocazione della commissione per il 19 aprile. Credo che sia quasi una presa in giro e io non accetto da nessuno essere preso in giro, tantomeno da Pierguidi. Il grande rifiuto dei Rossi di Santa Maria Novella però non deriva solamente dalla decisione di prorogare l'udienza della commissione disciplinare che dovrà pronunciarsi sulle squalifiche delle passate edizioni, ma anche per la mancanza di protocolli adeguati per la ripresa degli allenamenti e per la decisione dell'amministrazione di cominciare a programmare una possibile ripartenza in un momento storico così complicato. Mi auguro che questa mancanza grave, perché oggi non aver avuto i Rossi allo scoppio del carro è stata una mancanza grave, non soltanto verso il calcio storico, ma verso tutta Firenze, possa in qualche maniera rientrare, e se ci sono dei malintesi o delle cose da chiarire, io sono a disposizione per chiarirlo con i miei amici dei Rossi. Visto che parla di rispetto, io non credo che i Rossi manchino di rispetto né a Firenze e né a fiorentini. Voglio ricordare che in campo ci scendiamo noi, non lui. Si contano forse in una mano quelli che dicono che forse era il momento di fare un po' di confusione. Poi per il resto sono tutti con noi, hanno apprezzato quello che abbiamo fatto.